Siamo nel post partita di Orokesh Piccolecco, Vassabina Millennium Brescia, un 3-0 inequivocabile, coach Alessandro Beltrami, un successo diciamo abbastanza largo che però gli ha fatto sudare, soprattutto nel primo set. Sì, sì, anche nel secondo, perché poi il punteggio forse è un po' bugiardo, soprattutto nei primi due set. L'ho detto anche alla squadra durante la partita, i complimenti a Lecco perché stava giocando veramente bene. Noi battevamo benino e tenevano in ricezione, cercavamo di difendere, eravamo a posto, ma trovavano i colpi, trovavano le soluzioni, ci hanno messo in grossissima difficoltà. Siamo stati bravi finalmente, perché è una ricerca che stiamo facendo come squadra, ad essere pazienti, a sfruttare le situazioni, a sfruttare i momenti, bravi nel finale del primo a sfruttare un paio di momenti vantaggiosi e poi a gestire il secondo, perché con un break in battuta siamo stati avanti e l'abbiamo gestito fino alla fine. E sono contento perché la prestazione è meglio di quello che può sembrare. Ogni tanto sembra scontato e non lo è mai per me, e contro una squadra che ha giocato così come Lecco stasera era veramente complicato. Molte volte si premiano e si citano gli attaccanti, ma sono contento di avere qua al mio fianco una delle protagoniste insieme a Obossa in difesa. È stata precisissima, una percentuale altissima di ricezione, sto parlando di Serena Scognamillo, una vice MVP per questa partita, soltanto perché non fai punti. No, purtroppo non posso far punto, però do il mio contributo alla squadra in altro modo, cerco di dare serenità in ricezione, ordine e di fare del mio meglio in difesa. Sicuramente, come ha detto Ale, loro ci hanno messo in difficoltà in battuta perché hanno battuto veramente bene e hanno trovato dei colpi d'attacco davvero difficili da difendere. Però sono contenta della mia squadra perché siamo riusciti a mantenere la calma, a mantenere tanto ordine, cosa su cui stiamo lavorando tanto, e quindi sono davvero felice. Comunque 3 punti importanti e sono contenta. La prima vittoria in trasferta dopo 2 successi casalinghi contro Trento e soprattutto contro Busto Arsizio, la prima in trasferta con una varietà di offensiva davvero difficile da trovare in categoria, con Boldini che poteva davvero sfogliare la margherita dove voleva e trovava sempre punti. Sì, sì, non è così facile per un pareggiatore quando hai così tanti attaccanti da soddisfare, perché poi sono ovviamente esigenti. Però sì, siamo una squadra d'attacco, lo sappiamo, ne parliamo da tempo, dobbiamo sfruttare questa cosa, stasera l'abbiamo sfruttato, poi sono contento perché penso che nel terzo set abbiamo preso proprio un bel ritmo anche come velocità in attacco e dopo abbiamo preso un bel margine. E è importante, sono importanti gli attaccanti che abbiamo e dobbiamo trovare un equilibrio in questa cosa e lo stiamo trovando. Prossima partita contro LPM BAM Mondovì, già incontrata qui a Lecco, una partita in casa dove vorrete sicuramente continuare il trend positivo. Con questa partita sono 10 punti, frutto di 3 vittorie e una sconfitta 3-2. E cosa ti aspetta nella prossima partita? Sicuramente sarà una partita molto impegnativa, come tutte quante del resto. Noi non sottovalutiamo nessun avversario e prepareremo la partita come prepariamo ogni partita, quindi allenandoci e preparandola in base allo studio che faremo su di loro. Abbiamo poco tempo perché domenica già si gioca, però siamo contenti di affrontare un'altra bella sfida. In bocca al lupo coach, in bocca al lupo Serena e buon campionato.